come sono tornate in coma farmacologico, dentro quando sei stata fortunata. Aspetta. Ti prometto, dottor Moreno, provi ad ascoltare alla lettera. Non devi fare la modella, attenzione, Serena, aspetta. Aspetta ragazzi, allora, adesso se potete alzare un pochettino la voce di più, così si sente. La schiena. Devo ripetere? La mia schiena. No, quindi non discorso però, tipo, la più forte. La schiena. Sì. Dai, aspetta, ok, avanti, fidati di me. Ti ho ammazzato finora? No. E non ti ammazzo niente, tu, tranquillo. Vai. Stasera. Ai. Eccoci qua, Sofia. Oh, che bello, stai ammazza. Sei proprio una bella ragazza, è bella come te lo tu conoscevi. Ma di me non mi ricordo. Ma come mi prendevi sempre in giro? Dicevo che era il giullare della classe. Il giullare della classe è arrivato. Vabbè, anche oddio, non è che io mi mettessi a... Aspetta. Sentiva di là, se puoi dormire, dormi. Forse è meglio che riposi. Sì. Oh, bellissimo, fatto apposta. Voglio vedere la vostra faccia. Allora, questa è la scena in cui li potrei anche teoricamente vedere io, giusto? Il problema è come. Perché devi tenere il cavalletto. Aspetta, prendi che la tieni tu, nel senso che io entro, giusto? Tu devi soltanto tenerlo per così. E quando io rimprovero lui per cosa sta facendo, perché giustamente lo vedo in una posizione molto intima, diciamo. Quindi tu, ora, quando io entro, prendi questo qui, rosso. E da cosa lo posso abbassare? Aspetta, c'è una cosa. Così non lo voglio. E anche per dare più senso anche a tutto, perché sennò diventa troppo monotono. Vediamo. Quando lo devo... Ma aspetta, ma tu ti vedi metà, non ti si vede la faccia? E allora questo è meglio. Io mi vedevo tutto? Sì. Ah, oh, si è spento. No, dove è in posto? Lo fa così, basterebbe prima di nuovo quello rosso. Quando si spegne devo premere di nuovo quello rosso? Una volta sola. Vedo com'è? Vedi com'è? Ti vedo? A me mi interessa mezzo busto. Così ti vedi? Ho premuto già quello rosso. No, però è staffa. Per ora lo spengo. Sì. Sempre quello rosso devo prendere. Sì. Sempre quello. Io ovviamente mi muovo come inizio io, però. Per dare un po'. C'è la lucina rossa che sta lampeggiando. No, quello che è. L'importante è quando registra e ci compare qua il rec, qua il pallino rosso. Allora, ora ci sta del busso. In questo caso lei non si vede comunque perché tipo ritornata a dormire. Sì. Quindi ci vediamo soltanto noi due. E facciamo un piccolo dialogo su quello tipo com'è la pazienza in generale, tipo già inizia a sospettare qualcosa da ora. Certo. Quindi mi faccio una cosa tipo così, no? Così devo stare? Va bene così? Sì, nel caso andiamo, mettiti più qua vicino. Ci vediamo tutti e due? Sì. Più o meno. Amara, conviene che ti avvicini un po'. Sì. Mezzo busto tutti e due, ci vediamo. Mezzo busto, sì. Vediamo più vicino di qua. Sì, vi vedete tutti e due. Allora il discorso lo facciamo qua. Però tu sei lì, poi mo vieni dopo. Tu questa posizione basta che stai fermo così e prima. Mi fa male il braccio. Lo so, ora siamo veloci. Appena entri tu registri. Ok. Appena entri? Sì. Dimmi di premere. Appena entro registri. Sì? Salve, dottor James. Oh, dottoressa. Come sta, tutto a posto? Io sto bene, lui come sta? Ah, io sto sempre bene, per fortuna. Come sta invece la paziente? Ma la paziente pare che si stia iniziando a riprendere. Finalmente sta iniziando a dare le prime risposte positive. Io non vorrei fare, diciamo, un monologo proprio qua dentro, giusto? Ma purtroppo di là ci sono gli altri medici. Che è successo? Aspetta. Hai il mio braccio. Io ho premuto comunque quello rosso, per esempio. Aspetta. Ok, facciamo una cosa. Vediamo se la posso mettere per terra così prima di stare.
Comunque la scena tipo finale di voi due che scappate felici e contenti la voglio fare quando poi facciamo la scena finale anche degli altri. Certo, ma il... tipo l'inseguimento, sì, sì, sì. Facciamo inseguimento più... Ma non ho capito più che... la scena finale di Mario e Gabriella che scappano attraverso l'aeroporto. Sofia e James. Esattamente. Ma non ho capito, ma inseguimento di chi? Vediamo, perché se non ci sono le macchine a questo punto devo farle a piedi. E l'inseguimento, non so se poi dovrei comparire di nuovo, io inseguo a voi e quelli inseguono la vostra Staglioli. Vediamo cosa possiamo... Dice che tu insegui me, che inseguo lei. E quelle a sua volta vengono inseguiti da Anthony. Quindi ci sono due inseguitori, ma in questo caso dovrei inseguire. Ma perché dove sei andata a inseguirmi? Mi licenzi e basta. Ma perché io tipo che mi sono staccata con Ned e che ti sei aiutato alle dimissioni da solo? Non lo so, qualcosa strano così. E allora, dopo tu se puoi rialzare, fai un attimo la mia camera, me ne vedi. Camera uomo. Allora. Sempre quello rosso. Ah, il mio stivale c'è. Ok. Vedi com'è sempre qua. Sì, aspetta. Spostiamo. Ok. Allora, andiamo, mettiti qua, Mario. Sì, ci vediamo. Sì. Si vede. Quindi, dove sta la donna? Sta proprio in quella via. Tu hai fatto tutta questa strada? Sì, da sola? Diciamo che mi sono persa. Ah, bene, quindi tu vai a casa delle tue amiche senza sapere dove stanno. Ok, perfetto. Assicurazioni, va.